Iniziato ieri, 15 marzo 2021, il bellissimo reality show L'Isola dei Famosi, condotto, vi ricordo, da Ilaria Blasi, moglie di Francesco Totti. È stata una prima puntata ricca di emozioni, ricca di fascino, ricca di colpi di scena. Infatti, pensate che ad andare in nomination, dritti dritti in nomination, sono un uomo e una donna, che nella fattispecie concreta sono per l'appunto Ferdinando e Drusilla, i quali vanno, ripeto, in nomination. Infortunio per il budante, per il simpaticissimo Roberto Ciufoli, componente della premiata ditta, il gruppo comico romano che si è formato un po' di tempo fa e di cui fece parte anche il grande Pino Insegno. Tommaso Zorzi si è rivelato un ottimo opinionista all'interno di questo reality show targato Ilaria Blasi e è entrato in maniera completa, in maniera divertente, piacevole, ma al tempo stesso anche garbata in quelle che sono le dinamiche del gioco del reality in questione. Ecco, diciamo che è stata una puntata degna, conduzione buona, perfetta a mio avviso. Per quanto riguarda Ilaria Blasi, brava Ilaria, ti sei rivelata un'ottima conduttrice. Voto alla tua conduzione un bel 8 e mezzo, quasi 9, quindi complimenti, sei stata davvero in gamba nel condurre L'Isola dei Famosi. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate. Un saluto caro da Leandro, il narratore italiano.